Il cavallo e il bue. Ho letto una volta in un libro di cui non ricordo più né il titolo né l'autore. Il cavallo e il bue. Ma sarà meglio lasciare stare il bue. Citiamo il cavallo soltanto. Il cavallo, dunque, che non sa di dover morire, non ha metafisica. Ma se il cavallo sapesse di dover morire, il problema della morte diventerebbe alla fine, anche per lui, più grave assai di quello della vita. Trovare il fieno e l'erba è certo un gravissimo problema, ma dietro questo problema sorge l'altro. Perché mai, dopo aver faticato 20, 30 anni per trovare il fieno e l'erba, dover morire senza sapere per qual ragione si è vissuto? Il cavallo non sa di dover morire e non si fa di queste domande. All'uomo però, che secondo la definizione di Schopenhauer è un animale metafisico, che appunto vuol dire un animale che sa di dover morire, quella domanda sta sempre davanti. Ne segue, se non mi inganno, che tutti gli uomini dovrebbero sinceramente congratularsi col cavallo. E tanto più quegli animali metafisici che malati, per esempio, come me, non solo sanno di dover morire tra breve, ma anche ciò che accadrà in casa loro dopo la loro morte e senza potersene adontare. I residui non sono mai limpidi. L'umor vitale agli sgoccioli si inacidisce via più, di giorno in giorno, dentro di me. E voglio, riempiendo questi pochi foglietti di carta, procurarmi la soddisfazione, sapor d'acqua di mare, soddisfazione che pur non sentirò, di far conoscere a mia moglie che avevo tutto preveduto. L'idea m'è nata questa mattina. E m'è nata perché mia moglie m'ha sorpreso nel corridoio, dietro l'uscio del salotto, cheto e chinato a spiare per il buco della serratura. «Oh tu che non sei geloso!» mi gridò. «Che stai a far lì?» «Oh, guarda! Ti sei financo tolto le scarpe per non far rumore». Mi guardai i piedi. Scalzi, era vero. E mia moglie intanto rideva fragorosamente. Che dire? Balbettai sciocchissime scuse, che non spiavo affatto, che solo per curiosità mi ero spinto a guardare. Non avevo più sentito il pianoforte, non avevo veduto andar via il maestro e così. Ma giuro che le scarpe, con rispetto parlando, me le ero tolte da un pezzo, senza intenzione. Mi fanno male. E lei, la mia cara Eufemia, che mi ha sorpreso lì, scalzo, dovrebbe sapere perché mi fanno male e non riderne, almeno davanti a me. Ho gli edemi ai piedi e per ingannare il tempo me li tasto. Li premo, gli affondo una ditata e poi sto a guardare come a poco rivenga su. Ciò non toglie però che non abbia commesso una imperdonabile sciocchezza. Ma se lo so che mia moglie non può soffrirlo, quel suo maestro di musica, e poi sono certo, certissimo che finché vivo, ella non mi tradirà. Non mi ha mai tradito in tanti anni, e dovrebbe confondersi per un altro paio di mesi, e poniamo 4, 6. Ma no, ella avrebbe pazienza, ne sono sicuro, anche se tirassi avanti così ancora un anno. E poi lo conosco bene il marito futuro di mia moglie. E anche per lui potrei mettere le mani sul fuoco che non mi farà il minimo torto finché il naso mi fumica. E si intende. Si intende un mio carissimo amico, ottimo giovane. Giovane poi veramente non tanto. 40 anni, quasi la mia età. Ma già, io come se ne avessi 100, mentre lui, solido, ben piantato nella vita, come in un bosco di quercia. E poi dotato, come dicevano gli antichi, di tutte quelle buone parti che a fare un perfetto marito si ricercano. Casticati costumi, generosa e gentilissima natura. Lo provano le cure che ha per me. Quasi ogni giorno, per dirne una, viene con la vettura per farmi prendere una boccata d'aria. Mi dà il braccio e mi aiuta a scendere pian pianino la scala. Ci
obbligandomi a sostare sui pianerottoli, a ogni branca, fin tanto che lui non abbia contato fino a 100. Poi mi tasta il polso per sentire la repenza, mi guarda negli occhi, mi domanda dolcemente, proseguiamo? Proseguiamo. E così via, fino in fondo, pian pianino, pian pianino, per risalire dopo la scarrozzata. Egli da una parte, il portinaio dall'altra, mi portano su, in sedia. Sono ribellato, ma invano. Non posso, è vero, far 7 scalini di fila, che l'ansito non mi sopravvenga insopportabile. Ma, ecco, vorrei che l'amico non si pigliasse tanto fastidio, che il portinaio si facesse almeno aiutare da qualcun altro. Che Florestano, se gli fosse possibile, vorrebbe portarmi su lui, solo, senza aiuto. Via, in fin dei conti non peso molto, sì e no, 45 kg con tutti gli edemi. E poi penso, servendo me, vuol guadagnarsi la felicità futura. Lasciamola fare. Anche mia moglie, Eufemia, dall'altro canto, è quasi felice di soffrire per me. E più vorrebbe, per guadagnarsi anche lei di fronte alla propria coscienza, il diritto di goder dopo, senza alcun rimorso. Onesto diritto, onestissimo compenso, che né la vita né la coscienza possono negarle, e di cui io, ripeto, non debbo adontarmi. Confesso tuttavia che più volte mi avviene quasi quasi di desiderare che l'uno o l'altra siano due birbaccioni matricolati. L'onestà dei loro propositi, l'esquisitezza dei loro sentimenti, diventa spesso per me la più raffinata delle crudeltà, poiché io, non potendo in nessun modo ribellarmi a quanto avverrà senza alcun dubbio dopo la mia morte, mi vedo costretto, per esempio, tante volte, a tirarmi tra le gambe il mio piccino, l'unico mio figlioletto, e a mettermi a insegnargli d'amare, d'aver rispetto filiale per colui che sarà fra poco suo secondo padre, e ad ammonirlo, perché cerchi di non dargli mai causa che abbia a lamentarsi di lui. E gli dico, vedi, Carluccio mio, tu hai le manine sporche. Come ti ha detto ieri zio Florestano, quando ti ha veduto una cenciata d'inchiostro sul nasino? Ti ha detto, lavati, Carluccio, o ti catturano, sai? Non è mica vero, però. Zio Florestano scherza. Oggi non costuma più mandare in galera chi ha le mani sporche. Ma tu lavatele, ad ogni modo, perché zio Florestano ama i bambini puliti. Egli è tanto buono e ti vuol tanto bene, Carluccio mio. E anche tu, sai, devi volergliene tanto, tanto, e ubbidirlo, sai, sempre, e lasciarlo sempre contento di te. Hai capito, figlioletto mio? Egli magnifico tutti i regalucci che egli, per far piacere a Eufemia, gli porta. Il povero piccino segue i miei consigli e già lo venera. L'altro giorno, per esempio, Florestano se lo portò a spasso e al ritorno mi raccontò, ridendo, che mentre camminavano insieme, attraversando la piazza piena di sole, a un certo punto Carluccio mise un grido, s'arrestò e gli domandò tutto afflitto: T'ho fatto male, zio Florestano? No, Carluccio, perché? E il mio piccino ingenuamente: T'ho pestato l'ombra, zio Florestano. E via, no! Fino a questo punto no, povero Carluccio mio! Sei stato proprio sciocchino. L'ombra, vedi? L'ombra si può calpestare. Zio Florestano e la mammina tua la calpesteranno un giorno, l'ombra di tuo papà, sicuri di non fargli male. Perché in vita si saranno guardati bene dal pestargli anche un piede. Che gara di compitezza fra noi tre. E che grazioso maritino, intanto. Da povero malato, io vorrei lasciarmi andare come vien viene. Invece mi vedo costretto a tenermi su, per pesare quantomeno sia possibile su loro, che altrimenti muserebbero tanti altri riguardi, tante altre premure che mi fanno ribrezzo, talvolta anzi orrore. Avrò torto. Ma questo spettacolo della nostra squisita civiltà,
delle nostre continue cerimonie davanti alla soglia della morte mi sembra una stomachevole pagliacciata. Quei guanti gialli e infinite cortesie mi vedo dolcemente sospinto da loro fino a questa soglia. E ora mi sembra che mi si inchinino e mi dicano con un sorriso grazioso sulle labbra: passi pure, buon viaggio. E stia sicuro, sa, che noi ci ricorderemo sempre, sempre di lei. Così buono, così prudente, così ragionevole. Mi hanno insegnato che bisogna essere sinceri, sinceri. Ma la sincerità per me, a questo punto, vorrebbe dire senz'altro uccidere. Dio me ne guardi. Chi mi trattiene? Parliamo un po' sul serio. Se io non avessi fede, se io non credessi in Dio, davvero, se credessi invece che la morte sia limite anche all'anima d'ogni avvenire, e che mancandomi la terra sotto i piedi, il vuoto e null'altro m'accoglierà, credete che Florestano io non lo ammazzerei? Quando penso certe notti nell'insonnia che egli si coricherà nel mio letto, al posto mio, lì, con tutti i miei diritti su mia moglie e sulle mie cose. Quando penso che nel lettuccio della camera accanto il figlioletto mio, l'orfanello mio, qualche notte forse si metterà a piangere e chiamerà la mamma sua. E penso che egli a mia moglie, che vorrà correre a vedere che cos'ha il piccino mio che piange, forse dirà: ma no, cara, lascialo piangere, non scendere dal letto, ti raffredderai. Io, Florestano, vi giuro, lo ammazzerei! Invece ogni notte, seduto presso la finestra, me ne sto quieto, quieto, a contemplare il cielo, a lungo. C'è una stellina piccola, piccola, lassù, a cui tengo fissi gli occhi, e a cui dico spesso sospirando: aspettami, verrò. E ad Eufemia, che è figlia di un libero pensatore e ostenta di non credere in Dio, ripeto spesso: sciocca, credici, Dio esiste. E ringrazialo, sai, ringrazialo. Eufemia mi guarda, come se le paresse strano che io, Luca, Leuci, possa dirle così. Io che, secondo lei, non avrei davvero alcun obbligo di crederci, poiché Dio mi tratta male, facendomi morire così presto. Ma lo ringrazierà quando le verranno tra mano questi pochi foglietti di carta, se ama di cuore il suo Florestano. Intendo bene che l'unica è di morir presto, qua. Vedo certe volte Florestano che con gli occhi e coi sospiri si sforza di far capace mia moglie dei desideri che lo tormentano. Povero uomo! Mi immagino allora mia moglie, col bel capo biondo reclinato vezzosamente sull'ampio petto quadro di lui, nell'atto di carezzargli appena appena, stirando su con due dita i lunghi peli rossicci del magnifico paio di baffi. Oh, voluttà! Pazienza anche tu, cara Eufemia mia! Certe paroline di notte, come le hai dette a me, abbracciata con me, e dirai presto, e dirai anche tu a lui, senza quasi sapere di dirle. Tesoro mio, ah, caro, sì, sì, caro, caro! Mi viene da ridere, da ridere! Tutti e due, allora, maravigliati, mi domandano perché ho riso. E io dico un moto di spirito, e Florestano osserva: tu sarai vecchio, caro Leuci, e sempre così celione. Ma spesso anche non riesco ad essere celione, come dice l'amico mio. L'arguzia, senza volerlo, mi diventa mordace. E allora Florestano, in vettura con me, ci soffre a sentirmi parlare. Io gli dico: se non fosse un brutto posto, ti proporrei, caro Florestano, di metterti un momentino al posto mio. T'assicuro che ti farebbe lo stesso effetto curioso che fa a me questo poter vedere la vita così, come resterà per gli altri, nella certezza che tra poco, forse mentre stai a dirlo, essa per te finirà, e il poter pensare ciò che gli altri faranno ragionevolmente, quando tu non sarai più. Parlo chiaro,
Ma Florestano finge di non comprendere. E io continuo. Caro Florestano, io so, per esempio, la corona di porcellana che verrai a depormi sulla fossa quando vi giacerò. Florestano mi dà sulla voce ed io allora mi taccio e così, magro magro e pallido e afflitto come sono, mi metto a guardare dal cantuccio della vettura che va a passo per gli aerei viali del Gianicolo, questa dolcezza di sole che tramonta. La vita, come la sapranno gli altri, anche amara, che importa? Questo grosso sanguigno uomo qua, che mi siede accanto e sospira. Mia moglie, che a casa in attesa, anche lei sospira. E anche, senza più me, il mio piccino, che un giorno, presto, non saprà più chi ero, com'ero. Papà. E Florestano, voltandosi, gli risponderà sgarbato: che vuoi? Il marito di tua madre, Carluccio, non è il tuo papà, vero? Ci pensi? Ma la vita pure, Carluccio, è così bella, così piena.